La chiesa di Superga, spesso definita impropriamente basilica, con l'annesso monastero, fu voluta dal re Vittorio Amedeo II in ringraziamento alla Vergine Maria dopo la vittoria contro i francesi e la liberazione di Torino dall'assedio del 1706. Il luogo prescelto fu quello dove Vittorio Amedeo e Eugenio di Savoia, comandante delle armate austriache, concertarono l'operazione di accerchiamento che pose in rotta l'esercito nemico. Dopo un primo incarico all'architetto ducale Antonio Bertola, il progetto fu affidato dal re all'abate Filippo Juvarra nel 1715. La chiesa fu edificata a partire dal 1717, dopo 2 anni di progettazione. Venne completata nel 1728 nelle opere principali ed aperta al culto nel 1731. Al cantiere partecipò una nutrita squadra di capimastri che diresse circa 100 persone e si alternarono almeno 5 architetti di valore. I modelli culturali di questo edificio, esordio dell'attività di Filippo Juvarra in Piemonte, sono rintracciabili nell'architettura romana tra 6 e 700, da Juvarra interpretati con una felice opera di sintesi. Le dimensioni della chiesa, dettate dalla voluta visibilità nel paesaggio, anche da lontano, sono imponenti. La lunghezza è di 51 metri e la cupola è alta 75 metri. La chiesa ha pianta circolare, con ampio presbiterio e profonde cappelle laterali. È sormontata da una grande cupola e preceduta da un pronao sorretto da 8 colonne corinzie. Ai lati del corpo centrale si elevano 2 campanili.